Ecco signori, che abbiamo ripreso, abbiamo visto un Tobias Lenz riuscire a allungare sul Tony Sutaborg e vediamo un Dylan Zimmerman avvicinarsi pericolosamente a Tony Sutaborg, che mantiene la terza posizione. Questa pista è veramente stancante, 25 minuti sono veramente tanti. I giri finali diventeranno importanti. Purtroppo vediamo il motore di Mattia Torraco avere grossi problemi e vediamo Mattia cercare di finire la gara. Ecco che Ettore Ventura arriva aggressivo. Nicola Montalbini. Situazione abbastanza statica della gara. Ecco gara 1 della Q1, signori, ultimi due giri, sarebbe un risultato storico per Andrea Cesari, la sua prima affermazione con una vittoria nel campionato internazionale e italiano della Q1. Altalenante l'andatura di Tony Sutaborg, che comunque sta mantenendo saldamente la terza posizione. Tranquillo, un Amerigo Ventura che non ha mollato, anzi negli ultimi giri di gara ci sembra ancora più aggressivo, e vedremo se negli ultimi due giri di gara Amerigo Ventura riuscirà a recuperare il gap che gli ha inflitto Dillon, ma sinceramente sarebbe un rischio eccessivo. Grandissima gara per Amerigo Ventura, Team Quaddy, grandiosa quinta posizione in questo campionato internazionale su una pista come Odolo, veramente molto tecnica, e Amerigo si è saputo imporre. Vediamo fratello Ettore Ventura che fa dei traversoni che sono spettacolari, massima eruenza. Ovviamente manca un po' l'esperienza Ettore di gestione, e in tutti questi traversi, anche se il pilota sembra di essere veloci, ovviamente i metri in avanti se ne fanno pochi. Vediamo un Nicola Montalbini veramente tranquillo, un Mattia Torraco con problemi meccanici pesanti che anche lui sta cercando solo esclusivamente di portare a casa il risultato in gara 1. Andrea Cesari, ultimo giro per Andrea Cesari, spettacolare, grande Andrea, grande controllo, pochi rischi, ottima rimonta iniziale, quando ha avuto pista libera davanti ha saputo imporre il suo ritmo. E vi ricordiamo comunque che stava recuperando su Nicola Montalbini, per cui certo non avrebbe avuto la vittoria sicura, avrebbe dovuto lottare, ma non era una condizione nella quale Nicola stesse allungando su Andrea, anzi era un martellare agli stessi tempi, quindi un giocarsela perfettamente grazie alla bellissima sbandata di Amerigo Ventura. È un Tobias Lenz in seconda posizione, un Tony Sutaborg che sta usando tutta la sua esperienza per in quest'ultimo giro cercare di attaccare il pilota compagno di squadra di Dillon Zimmerman. Proprio nelle ultime curve seguiamolo, perché questa possibilità c'è. Ovviamente deve Tobias mollare qualcosina e Tony Sutaborg deve essere lì pronto ad approfittarsene. Grande passaggio di Ettore, guardate che sbacchettata, traversone, secondo traversone, grande Ettore. E adesso vediamo, Andrea Cesari si è inserito nell'ultimo salto e tra 10 secondi dovrebbe arrivare sul traguardo. Vediamo passare a Nicola Montalbini, che avrebbe voluto
Ecco Andrea Cesari, chiude in prima posizione, grandioso Andrea, adesso anche Nicola Montalbini passerà sul traguardo e Tobias Lenz mantiene la seconda posizione con un grande Tony Susabocci in terza posizione. Aspettiamo l'arrivo di Dillon Zimmermann seguito da Amerigo Ventura. E Dillon Zimmermann sta procedendo veramente piano, ma ce la fa. E Amerigo Ventura quinta posizione, grande affermazione per i nuovi ragazzi italiani, i nostri nuovi campioni, per Andrea Cesari e Amerigo Ventura. Ecco Diego Gomez in arrivo, è l'ultimo pilota a pieni giro, Ettore Ventura, che dovrebbe arrivare nei prossimi momenti. Signori, un grande saluto da il Fero, quadisti.it, e andiamo a vedere di fare le interviste ai grandi campioni.